Presidente Falivene, più contento per la vittoria o più deluso per il mancato approdo in Coppa Italia? No, io cerchiamo di essere seri, insomma, una squadra come la nostra dopo questo girone è meglio che stia in palestra a lavorare piuttosto che andare a fare partite di Coppa Italia, quindi va bene, cioè, prendiamoci la vittoria, ripeto, torniamo in palestra ad allenarci e cercare di migliorare, facciamo oggettivamente fa ancora fatica a stare in campo, quindi dobbiamo prendere il buono dei due punti e pensare ad allenarci bene. Non immaginava proprio questo girone di andata. Ma sai, quando comincia la stagione è chiaro che non immagini un girone, un campionato così, e non te lo auguri soprattutto. Poi però evidentemente se alcune situazioni sono episodi, un girone o un campionato non può che dire la verità di come hai giocato in quel girone, in quel campionato. In questo caso siamo nella posizione che evidentemente che meritiamo. C'è attesa per questo innesto di Ishikawa, il suo pensiero su quello che potrà dare ovviamente? Ma sicuramente si alzerà il livello di allenamento e questo è già un dato positivo. Poi per come l'ho visto in passato giocare, c'è uno sicuramente che ci potrà dare anche in campo una grossa mano, quindi adesso arriva e speriamo bene, godiamocelo comunque. L'impianto per questo giorno di andata, c'è un episodio in particolare, una gara in particolare che vorrebbe cancellare? No, più che una gara sinceramente insomma, vorrei cancellare alcune, come dire, alcuni comportamenti, alcune dinamiche, alcune cose che francamente non mi sono piaciute, che però il direttore sportivo tenta di convincermi che fanno parte delle dinamiche di gruppo, ma continua a non convincermi, quindi andiamo avanti. Ne ha viste tante lei da presidente, convinto che comunque può cambiare la stagione in questo giro di ritorno? Ma diciamo che l'aspettativa di poterla cambiare c'è, poi il tempo, le partite, quindi seguiamo la regola dello step by step, probabilmente abbiamo vinto, credo se non erro, 3 tie break su 4, quindi o su 5, quindi diciamo ripeto, dobbiamo prendere il buono dei due punti e approfittare degli altri che giocano la Coppa Italia per stare in palestra e allenarsi bene per il giorno di ritorno.